bastardo. Un saluto guardiani, bentornati su Destiny. Siamo qui sull'atollo per andare avanti con i nostri spacchettamenti delle taglie delle prove di Osiride. Siccome mi avete detto di essere più veloce, diciamo che eliminerò parzialmente il countdown, va bene? Così arriviamo direttamente al drop finale. Allora, Stregone, tra l'altro, ha anche un engramma esotico da spacchettare, delle gambe. Sono molto contento perché non ho... penso di non avere mai preso esotici per le gambe dello stregone. Comunque staremo a vedere. Allora, eviterò dallo spacchettare quello dei marchi leggendari perché sono già pieno, quindi aspetterò prima di usare quelli che ho e procediamo velocemente con la serie bronzo, i due drop della serie bronzo, appunto. Ecco qua, e non abbiamo preso un cazzo. Allora, sono veloce, faccio veloce, però non mi togliete il gusto di andare a ricercare la fortuna nello spacchettamento dai vari vendor e NPC dell'atollo. Abbiamo visto che Varix e il Cryptarca ormai erano pressoché inutili perché non mi hanno portato grossa fortuna, quindi serie argento da Senta, l'amministratore dell'atollo. Quindi andiamo a prendere il nostro serie argento. 3, 2, 1. Un'altra mente d'ossidiana. Vabbè, praticamente sto facendo la collezione di mente d'ossidiana. A 3,12, buono! Buono. Mente d'ossidiana 3,12. Buonino, insomma, dai, non male. Comunque è un drop esotico dalla serie argento, quindi evviva! Evviva, bene! Adesso la serie oro la spacchettiamo invece dal buon Berg 9940, il nostro amico tracciatore di taglie dell'atollo. Allora, prima di spacchettare, brevemente, vorrei un'arma primaria, possibilmente, basta, tutto il resto, ok, se viene bene, se no, amen. Però mi piacerebbe appunto un'arma primaria. Allora, serie oro, eccola qua, siamo pronti? 3, 2, 1! Madonna mia! Vabbè, vediamo uno spettro, vediamo a quanta luce, io ce l'ho già a 3,17, questo a 3,10, quindi me lo sciacquo, come si suol dire, lo passerò al titano. Guarda che bellino, però non è neanche brutto come spettro. Ok, dai, allora, visto che ci siamo, andiamo anche a spacchettare gli engrammi presi e l'engramma esotico delle gambe, anche se non dovrebbero esserci tanti pezzi esotici per lo stregone delle gambe, quindi dovrebbe essere abbastanza chiaro ciò che prenderemo. Intanto ho preso il Chiacchierhacke. Cos'è, un'arma di supporto o un fucile a pompa? È un'arma di supporto a 2,85. Allora, guarda, una buona arma di supporto mi mancava anche, sinceramente, perché non ne ho, non le sto usando, quindi boh, vediamo. Mari, se ne avete qualcuna a consigliarmi voi, che ci sono tra i vendor della torre, ditemelo, che magari me la vado a prendere, visto che ho i marchi da utilizzare. E infine, caro maestro Ives, spacchettiamo il nostro engramma esotico per le gambe. 3, 2, 1. Eccole qua, schinieri peregrini, vabbè, niente, ok, buono, schinieri peregrini, gambe esotiche per il titano. Vediamo velocemente che cosa hanno, sono a 3,10, quindi almeno per infusione, se non piacciono i perk, possono andare bene. Assalto peregrino, spallata caricata infligge danni aggiuntivi quando è attivata in aria. Bah, secondo me è un perk un po' inutile, perché spallata caricata già sciotta, indipendentemente che sia a terra o in aria, sia nel crogiollo che nel PvE. Vabbè, nel PvE magari no, perché se sono nemici molto forti, però in crogiollo la spallata caricata è una kill assicurata, fa anche rima. Quindi, boh, non lo so. Adesso vediamo
se vale la pena infonderli, o comunque è un pezzo esotico che non avevo. Quindi va bene, due pezzi esotici in questo video, ragazzi. Bene, io direi che per questo video, anche per questo video, è tutto. Io come sempre, ah, guarda questo, è vestito uguale a me. Ciao. Io come sempre vi auguro buona fortuna nei drop e ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani, intanto faccio amicizia con questo. Oh.